cosa deve mettere a fuoco, nel caos degli eventi, il reporter di guerra? L'epica dell'azione? I corpi straziati? Ivor Prickett, nato a Cork in Irlanda nel 1983 e oggi residente a Istanbul, non ha dubbi su ciò che gli interessa inquadrare. Gli effetti della guerra sulla gente comune, sotto le bombe, ma anche molto tempo dopo la fine dei conflitti. Lo testimoniano le foto, 5 serie, frutto di oltre 15 anni di lavoro, in mostra alla collezione Maramotti di Reggio Emilia, nell'ambito del Festival Fotografia Europea, che in questa edizione ha per titolo Europe Matters, visioni di un'identità inquieta. Even in the context of an actual conflict, I'm more interested in the impact that the war has on civilians, people who are caught up in it. It's not that, you know, I don't see soldiers as people, but it's very hard to say that, you know, one side in any war isn't, you know, free of guilt. So it's harder for me to sympathize with any soldier, any, you know, man who's fighting in a war. I'm an anti-war photographer. I'm against conflicts. Concentrando il suo sguardo sui civili, Prickett incontra storie struggenti. Il profugo emarginato dalla famiglia perché ha problemi con l'alcol. La donna col secchio d'acqua attinto nel bosco, convinta che quella distribuita ai rifugiati sia contaminata. L'anziana in lacrime appena sopravvissuta ad un attacco di missili. Ma i drammi della gente, nelle sue foto, insieme al dolore, trasmettono bellezza, come quadri della grande arte. Martiri, madonne, pietà. Before I got into photography, I was studying art in school and that's how I found photography. And I grew up in a home surrounded by art. Both of my parents are, you know, well educated in terms of art and were friends with well-known Irish artists and painters. So I think we all, you know, rely on our subconscious learning when it comes to creativity. And at the same time, I was also fascinated by landscape, you know, even though I became a documentary photographer and was mainly focused on people, I'm always kind of thinking about them in the context of landscape as well. La mostra di Prickett alla collezione Maramotti si intitola No Home from War, Tales of Survival and Loss. Ed è organizzata in ordine cronologico, in un percorso di progressivo avvicinamento alla prima linea. 2006-2010 è datata una serie che riguarda le minoranze serbe in territorio croato e quelle georgiane e mingreliane in Abkhazia, vittime di pulizia etnica nei conflitti degli anni 90. Qui il fotografo si prende il tempo necessario per abitare insieme alle famiglie, entrare in intimità e raccontare legami tenaci con la terra e la casa che la violenza e le persecuzioni non sono riusciti a spezzare. Proseguendo, troviamo immagini di profughi della guerra in Siria, scattate in oltre 10 nazioni, tra campi d'accoglienza, naufragi di gommoni e tentativi di sbarco sulle spiagge. Nel 2016, sempre più legato a incarichi per il New York Times, Prickett inizia a raccontare la guerra contro l'ISIS, che ha conquistato vasti territori in Iraq e in Siria. Si aggrega all'esercito regolare iracheno e documenta la riconquista della città di Mosul. But one that really stands out and that will always stay with me is a picture of an elderly woman called Nadira. And she was sitting watching as the Iraqi civil defense workers were digging in the rubble of what used to be her home, looking for the bodies of her family members who were killed in an airstrike. And she sat in this chair almost the whole day in really, really hot Iraqi weather. I was dying, but she sat in this chair the whole day, and I think that's the dichotomy of war.
that you see incredibly bad parts of people, but you also see incredible strength and resilience in people. L'ultima serie in mostra è dedicata all'Ucraina. Qui Prickett mostra come la guerra abbia reso deserte in modo forse irreversibile vastissime porzioni del territorio e intere città. E poi compone immagini notturne degli incursori ucraini sul fiume Dnieper, di grande forza evocativa, nonostante il senso di pericolo incombente. Prickett è cosciente di muoversi fra combattenti che sempre meno rispettano la stampa, in conflitti di tipo nuovo, dove i giornalisti vengono rapiti o presi di mira, ma crede nel valore documentario del proprio lavoro e per questo, dopo il trauma dei primi scontri, tanti anni fa, ha imparato a vincere la paura. Some of the most critical issues people face are in the context of war. And that's why it's important for photographers like myself, and there are many, to document conflict and choose to take the risk in order to, you know, show what's really going on.